Voi due, cioè chi ha superato il tiro, Baris e ovviamente Mordecai, quello che vedete intorno a voi non è altri che rimasugli di un vecchio circo decadente, tendoni scuri, impolverati, e delle sedili, delle panche che sono laterali, diciamo, al centro che c'è questa sabbia sporca, piena comunque di immondizia varia e macchie strane. A fianco a voi vi sono invece delle persone vere, vi sono quasi come marionette, comandate da dei fili metallici che, diciamo, scendono da dietro la schiena andando sotto al palco. Notate i volti di queste marionette, sono quasi come dei Pinocchio, dei volti felici, sorridenti, precisi, di un legno lucido e degli occhi azzurri dipinti, precisi e tondi. Intorno a voi, fra varie ragnatele, sporco e quant'altro, riuscite a notare anche che al centro della sala vi è ancora Melchior, il clown, che ridacchia con quasi trionfante fra sé. Quanto è grande di perimetro questo circo? Ma non è molto grande, stiamo parlando comunque di un diametro di 10 metri. Ok? Classico tenda da circo, no? È molto grande, il circo di paese, e al centro Melchior continua comunque con questa sua tiritera, con questa musica quasi spettrale, no? Intorno a sé, che continua a risuonare. Divertiamoci! Forza, marionette, ballate! Cosa fate voi due a contare, allora, gli altri? Vedo quanto dista da me Maria, cioè la bambina, e Terd. 5 metri, andando, visto che comunque è ovale, andando verso destra. Io riesco a raggiungere Maria? Sì. Beh, ci sono le panche con queste marionette, puoi sicuramente scendere dalla panca e proseguire a cercare, cioè andare a prendere Maria. Abbandono gli altri e vado a prendere Maria. Cioè... Ok, corri nella sua direzione. Mordecai, cosa fai? Volevo chiedere quanto fosse alto il soffitto. Stiamo parlando comunque intorno ai 20 metri. Comunque classico tendone da circo, cioè il picco più alto. Mi levo in volo e cerco di raggiungere il soffitto, cercando di estrarre il pugnale e aprire quanto più posso il... Estrai comunque lo teatro, flop, flop, e incominci a volare. Nel mentre tu voli, superi Melchior, andando quasi comunque verso la fine del tendone. Se non che, comunque, quando lo raggiungi, avverti un qualcosa di strano. Più ti avvicini al tendone e più nella tua mente vengono sussurrate parole quasi di rinuncia, malsane e malense. Non andare, non andare, torna con noi, torna con noi, torna con noi, torna, 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 torna. Echeggianti nella tua mente. Lancio dardo di fuoco direttamente sul soffitto in modo da sperare di riuscire ad oltrepassarlo, e nella speranza che qualcuno lo noti, magari qualche guardia o qualcosa nelle vicinanze. Casti l'incantesimo, spari questo dardo verso l'alto, colpisce il tendone quasi come una gomma, senti il rumore del tendone che si strappa, ma non lo vedi. Sparisce. Il tendone lentamente ritorna, svolazzante, e c'è un piccolo buco, quasi leggermente incenerito intorno ai bordi, però lentamente i tessuti
si riconnettono. Meanwhile, voi due, Gabriel, sarai l'ultimo. Gabriel, sto scherzando. È cattiveria. Vero, ragazzi, non sono cattivo, mi disegnano così. Comunque, esiste un telefono azzurro per giocatori di ruolo. Cioè, hashtag telefono azzurro per i giocatori. Esatto. Gabriel, vedi che uno spicca il volo, se ne va, l'altro invece scende dalla panca e incomincia a correre verso la bambina. Tu cosa fai? Preso un attimo dal panico del cosa sta succedendo, mi guardo intorno, vedo appunto che tutti quanti si stanno comportando in maniera anomala, diciamo. Beh. Quindi mi avvicino alla prima persona, penso a questo punto alla mia sinistra, faccio: amico, tutto a posto? Oi? La persona al tuo fianco, classica donna insomma del medioevo, no? Comunque vestita anche benestante, quasi da signora, con il busto, no? Vestita in maniera molto impostata, camicia bianca, cappellino, capelli tutti cotonati, e questo ventaglio davanti alla faccia. Lei si volta verso di te e fa: Finalo? Quando vento? Dimmi pure. Non noto niente di strano. Perché state tutti quanti applaudendo, sorridendo in questa maniera contorta? Figliolo, ma non vedi il grande spettacolo che ha messo in scena il magnifico Melchior? Grande spettacolo. Ma è tipo un attimo, mi paralizzo e continuo a guardarmi intorno per vedere se tutti, cioè se ci fosse almeno una singola persona che sta notando che c'è qualcosa di contorto in tutto ciò. Tu al momento però il tiro lo fallisti. C'è solo Melchior che dice cose strane, fa robe strane, ma per il resto per te sembrano più strani loro, i due compagni. Appunto, vedendo che c'è qualcosa di strano più che altro nel presentatore, vado verso Bastion. Vedere appunto se va tutto quanto bene, visto che doveva uscire, ci sta mettendo un po' troppo. Tu eri una gara di muscoli, no? Cioè, tu ti sei scordato, sì, del circo, te non te ne frega, sì, più nulla. Sì, sì. Ora sei in una gara di, volevi uscire, sei in una gara di muscoli, stai flexando, no? I tuoi muscoli contro il, diciamo, il bouncer, no? Il butta fuori. Mm-hmm. Siete un po' pompati, no? Gonfiati. Ve la tirate un po', cioè, lui, sì, dice, sì, aspetta, sì, goditi lo spettacolo, e tu: no, voglio uscire. E lui: no, statti. E quindi continua, cioè, da due barbari non mi aspetto un dialogo più lungo. È ancora tanto che non siamo già venuti alle mani, voglio dire. Siete barbari di città. Sono lì, quasi muso a muso con quest'altro, e dico: fammi uscire. Lo spettacolo è iniziato da poco. Siediti, compagno, e goditi lo spettacolo. Siediti, compagno, e goditi lo spettacolo. Siediti, compagno, e goditi lo spettacolo. Siediti, compagno, goditi lo spettacolo. Siediti, compagno, goditi. Se non fai qualcosa, continua. No, provo a picchiettargli sulla testa per vedere se si è rotto. Tu, cioè, lo picchietti. Io, ehi, tutto bene? Sta di legno, cioè tu senti proprio rumore di vuoto. Non ti aspetti altro da parte di un altro barbaro, però. A questo punto faccio così: sento tum tum vuoto. Non è vuoto. Tum tum tum. Fa un rumore leggermente diverso. Sì, è diverso, diciamo. mi guardo attorno, vedo se c'è qualcun altro che nota queste stranezze, voglio dire. Girandoti noti quello più vicino che sta venendo verso te, è Gabriel, che cammina, sì, matito di sudore, preoccupatissimo, perché molto confuso, come quasi a chiedersi perché sono qui, cosa sto facendo. Uno, in lontananza vedi una specie di
piccione viola che vola, cioè rosso che vola, che incomincia a scagliare incantesimi sul tendone. Poi noti Varys che salta via comunque dalla panca e comincia a scattare, a correre come un pazzo in direzione di Maria. Terd però è paralizzato alla sedia, così quasi grigio. Però giustamente io vedo le persone normali, non vedo le marionette. Tu vedi le persone normali? Ok. Allora, come vedo Gabriel. Vedo Gabriel che mi si avvicina. Quando mi è vicino, io sto guardando verso Mordecai, così. Intanto immagino che il barbaro dietro stia continuando. Siediti, amico. Sì. Cosa sta succedendo, Gabriel? Perché quello vola? Questo si è rotto? Cosa sta succedendo? Non sto capendo, tutti stanno comportando... Non l'ho rotto, io giuro! Uno si alza, l'altro corre via... Dobbiamo un attimo uscire e prendere una boccata d'aria qua, qualcosa sta andando in maniera molto anomala. Lo sposto? Provo anch'io a parlare. Scusi, potremmo un attimo uscire una boccata d'aria... Non funziona. Leggera. Lui si gira verso di te, Gabriel. Signore, dovrebbe rimanere seduto e godersi lo spettacolo. Lo guardo Baston. Faceva così anche con te? Non così tanto, però ha cominciato a ripetere. Io gli ho solo dato una botticina, non l'ho rotto io. Sembra legno, guarda, e comincia a battere più forte sulla testa. Bam 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 bam. Sei tu quello intelligente, no? Dimmi tu che cos'è. E perché quello la vola? Cosa sta facendo? Non ne ho la più pallida idea. Signore, è bellissimo lo spettacolo, però... Due secondi, una boccata d'aria, torniamo dentro. Bellissimo spettacolo, siete bravissimi, venite... Un attimo, grazie. Tanto mi giro e urlo: Mordecai, ma che cosa stai facendo? Proprio urlando forte, cercando di... Mi sta chiamando e gli dico: uscite di qua, uscite di qua. Così scatto. Vai, fallo. Va bene. Vado dal tizio e provo a spostarlo. Ho bisogno di una prova di forza, perché pesa. Beh, dai. Meglio dell'altra volta. Io semplicemente provo a prenderlo da sotto le ascelle, sollevarlo e lanciarlo contro il tendone, proprio per uscire. Contro la, immagino ci sia una specie di tenda come uscita, proprio di là, per poi uscire. Ok, tu metti le mani sotto e dai fondo veramente tanta della tua forza, quasi dei muscoli. Gabriel, tu che sei vicino a lui, noti che le sue vene quasi si illuminano di un colore bluastro scuro, quasi blu mezzanotte, come se gli si vedesse attraverso, talmente che le vene si illuminano. E lui stringi talmente tanto questa figura, i muscoli ti si gonfiano quasi a mutare la tua forma, aumentando la massa fisica, come se stessi andando in rage. Tiri su e se percepisci un'incredibile quasi resistenza al suolo, come se fosse facente parte del suolo. Ok. In questo momento è come se tu stessi sradicando letteralmente un albero. Lo sganci dal suolo e noti che parte del pavimento dei tasselli in pietra se n'è venuto insieme a questa figura. E immagina, tipo, presente le miniature, no? C'è il tondino sotto. Il tondino sotto invece c'è sono le pietre. Ti sei tirato giù 20 pietre più questo ammasso che poi, stringendolo, senti questo rumore di legno grosso e spesso misto a metallo, che è abbastanza riconoscibile. E cioè, quasi l'hai ammaccato, infatti il lato di dietro la schiena è spezzato. E quando tu lo stacchi da terra già non parla più, ringraziando a Dio.
lo butti lateralmente. Ma che cos'è? È normale? Perché era... Cosa aveva sui piedi? Cosa... Oh no, l'ho ucciso! Io no! Io volevo solo spostarlo! Non volevo ucciderlo! Cosa... Bastion, tranquillo! 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 Qualcosa qua non sta funzionando! Dobbiamo capire cosa sta succedendo! Mi sa che adesso lei sposta... Usciamo fuori! Chiediamo aiuto! Chiamiamo qualcuno perché qua... Non sta andando tutto come dovrebbe andare, questo è sicuro. Ma forse dovremmo aiutare gli altri, che dici? Io forse... ritorno giù, visto che comunque sta facendo resistenza appunto per uscire, e quindi mi avvicino per capire meglio la situazione, però, perché comunque ce la fa, e nel caso se noto qualcosa di strano nel loro atteggiamento, gli faccio presente cosa percepisco io, quindi... Gli vengo incontro, diciamo. Riesci tranquillamente ad arrivare nella tua direzione. No, ho ucciso io, non sono stato io. Indicando. Tranquillo, io ho guarda visto, che cosa sta succedendo? Non so cosa... Lanci palle, bastion allora. Sdradica, sì, persone. Ragazzi, questo non è un circo normale. Cioè, questa gente è... sono delle marionette, non... cioè, non sono più umane. È per quello che lui, questa roba che hai sollevato e hai spostato, ha fatto quella cosa, non è una persona normale a questo punto, quindi tranquilli, dobbiamo uscire di qua e dobbiamo chiamare qualcuno perché siamo fottuti, è un circo dell'orrore questo. Non credo di aver capito, ma va esci, bene, mi non fido. Ti preoccupare, esci. Siete voi quei intelligenti, no, facciamo così, voi uscite, andate a cercare aiuto e io aiuto Varys. Ok, ma usa la mazza, hai la mazza dietro, usala. Cos'è quell'albero? È il momento. Sì, sì, vabbè. Sì, ok, è devo ammorbidire il tronco, sì. Esatto. Giusto, come ha detto lo chef. Bravissimo. E passo in mezzo a loro proprio spostandoli, tirando fuori il tronco. Varys, usciamo di qua! Varys, tu corri nella direzione di Maria. Riesci a correre in direzione di Maria. Maria è paralizzata dalla paura e dallo spavento, ti accorgi subito che lei ha visto la verità. Lei sa quello che sta vedendo. A contrario del padre, che è completamente quasi... La pigmentazione è quasi violacea. È paralizzato sulla sedia, come... È rigido. E guarda con gli occhi di pieno terrore questo clown. Oh, mi prendo la bambina sulle spalle. Fiamma. E... sì, sì. No. Sacco di patate e smuovo Terd e gli faccio: Terd, è ora di andare via. Terd non ti risponde. Terd guarda nella direzione del clown e quasi come ha fatto, come poteva mai saperlo. E lui continua a fissare il clown. Terd, sapere cosa? Ho bisogno di capire. Lui, quasi sentendo in lontananza la tua voce, come un eco lontano, lui, dopo qualche secondo, quasi di... come se avesse bisogno che gli arrivasse questo suono, ti risponde... Lui conosce la verità, altrimenti non mi avrebbe chiesto di Maria. Erd, la verità su cosa? Abbiamo poco tempo. Lui, vedi che diventa sempre più pallido, gli occhi quasi si scavano dal terrore e si gira afferrandoti comunque le spalle, stringendole con forza e terrore. Ti guarda dicendoti: San Frederick. Maria non è mia figlia, Varys. Non è mia figlia. È la figlia di San Frederick. Il primo tra i 12 martiri. L'ultimo dei martiri. Ancora in vita. E lui
protegge ancora questo posto. Ha avuto sua figlia quando si stava trasformando, quando ha ricevuto l'anima di Vas, la scintilla divina, Varys, e ti scuote sempre di più, quasi facendo cadere la bambina. La scintilla divina, Varys! Se questo pazzo conosce questo, Maria è spacciata. È malata. Ha bisogno di essere curata. Questo pazzo non potrà far altro che darla in pasto a qualche demone. Io vado, guardo verso il clown. Cosa sta facendo questo clown? Il clown è quasi come se stesse giustrando, no? Uno spettacolo di marionette. Vedi che lui fa così. Ti dà, comunque ce l'hai al fianco. Quindi ti guarda un attimo. Salve. Ciao, piccolina Maria. Ora dovresti venire con me. Abbiamo tante cose da fare. E soprattutto, quello che è dentro di te è importante per noi. E quindi, per dare una mano all'umanità, una piccola vita andrebbe sacrificata. Ora, gentilmente, prima che diventate parte della mia collezione, io vi consiglierei di lasciare andare quella bambina, quell'uomo Terd, oramai è soltanto un guscio vuoto, è terrorizzato. Guardalo, guardalo quell'omuncolo, guardalo. No, non lo guardo comunque. Terd rimane paralizzato, cioè oramai ti lascia andare e guarda con paura sia il clown Melchior e poi guarda te così spaventato e fa: tu lo sai vero che noi apparteniamo a St. Frederick, è l'ultimo dei martiri, l'unico immortale ancora vivente sulla terra. Questa bambina, e si avvicina lentamente verso te, questa bambina ha con sé l'ultimo frammento di divinità, non possiamo lasciarla andare a lui. Non ti preoccupare, io non gliela lascerò mai la bambina. Lui si ferma, ti guarda, guarda la bambina. Eppure, Varys, ragioniamoci un attimo. Varys, Varys, cugino mio, ti si avvicina sempre di più, quasi gli occhi di un pazzo. C'è al retro? Varys, lo sai, è vero che è mia figlia, quindi ti consiglio di darmela. Risolviamo la situazione in maniera molto breve. La ucciderò io, così lui non l'avrà e non l'avrà nessun altro. Terd, ti consiglio di allontanarti da me. Estrae il pugnale, un pugnale seghettato, quasi a serpente. Avevo intenzione di farlo già da tanto tempo. Non hai idea quanto. Eppure, se dovessi lasciarla a qualcun altro, credo che se Frederick verrebbe a uccidermi, sia me che te probabilmente. Quindi, forza, dammela e si avvicina. Io metto giù la bambina e tiro fuori lo spadone. Quindi mi preparo a un combattimento. Maria, è ora che fai la brava e stai dietro zio Varys. Ma papà, perché? Papà non si sente tanto bene adesso. Tuo zio lo farà sentire un po' meglio. Confermiamo che la bambina prende due slot dell'inventario. Confermiamo questa tesi. Guarda, sono abbastanza forte per tenerla dentro il borsello. Però così non mi aiuta pure lei. Voi altri invece, voi tre siete un unico gruppo adesso, quindi potete agire contemporaneamente. Notate in lontananza anche voi questa scena, cioè la parte iniziale ve la siete persa. Riuscite a vedere però ora che Varys ha la bambina per terra e non nell'inventario, con lo spadone in direzione di Terd, e Terd vedi che lui, cioè, quasi paonazzo con questo coltello cerimoniale in mano, che quasi gli incita qualcosa, però non riuscite a sentire. Vedo la scena, appunto. Oddio, ragazzi, le cose si fanno più serie del previsto. E corro verso Varys, prendendo
tronco, di mettermi anche a me, cioè anch'io tra tra Third e Maria. Maria, sì. Ok. Maria. Proteggere comunque, okay, la bambina. Do il tronco, sì, e correndo, non so se riesco ad arrivare in tempo, eccetera, arrivo lì e ringhiando quasi gli dico: stai lontano da lei. Io vado sulla prima persona che vedo burattinizzata e cerco di capire questo filo che gli esce dal corpo, esatto, e provo a dargli fuoco al filo. Gabriel, tu continui a vedere ovviamente la tua realtà, ok? Mordecai si avvicina a un signore là vicino e si mette dietro la sua schiena, incendia, diciamo, parte della sua mano con dardo di fuoco, lo mantiene in mano e lo avvicina alla pelle al visivo del signore. Il signore inizia a prendere fuoco di getto, e tu nella tua visione vedi questo signore che si sganascia a terra rotolandosi. In quell'istante prendo, corro fortissimo dal signore cercando con tutto quello che ho di cercare di spegnerlo. Morte, che cosa cavolo stai facendo? Perché hai dato fuoco una persona? È lì che mi cerco così. No, non era questa la mia intenzione, giuro. Cercavo di liberarlo da questa sua dal corpo, dal corpo. Esatto. Di questa sua cosa. Non stavo facendo niente. Ci sono anche gli altri che ci aspettano, visto che quella persona amore di fretta, amore di fretta. Sbrigati a morire. Sì. Esatto. Quindi andiamo, ci stanno chiamando, li sento. Ora, giustamente, il buon Gabriel non si fida tanto di Mordecai, ora come ora, da fuoco alle persone. C'è chi ti spegne il fuoco. Come lo spegni? Spiegami. Sto cercando proprio in maniera che non sto capendoci niente, facendo tipo vento con la mano, sto cercando qualcosa da buttargli sopra. Guardo tra gli spettatori se qualcuno ha lasciato tipo una mantellina, una giacca, un vestiario proprio da prendere, rubare e buttarglielo sopra. Allora, noti al tuo fianco, non molto lontano da te, quel che sembrerebbe la mantella di un signore, un coprispalle. Diciamo, non è molto grande, è l'unico in zona, un mantello, qualcosa che puoi prendere, e sembrerebbe fatto di materiale abbastanza spesso. Proprio preso dal panico, lo prendo e cerco di coprire le fiamme in modo appunto da riuscire a distinguerle più velocemente possibile. Cioè, lui ce l'ha legata davanti? Cioè, tu gliela strappi via oppure gliela stai... No, proprio in maniera molto cattiva, più... Che Salvatore, mamma mia. Ok, tiri giù la persona che fa e cade all'indietro sbattendo per terra e faccio un fracasso incredibile. Vedi che però la sua colorazione cambia, diventato quasi violaceo, e noti che però le altre persone non si avvicinano esattamente nella sua posizione, ma bensì come se venissero trascinate di colpo. Sai quando tiri un... Hai presente le file di carrelli, no? Quando le spingi tutte insieme, quelle... Uguale, tutte queste persone si spostano contemporaneamente di lato, diciamo, verso la tua direzione, poi cascano lentamente. In quel momento faccio capire a Gabriel che queste persone non sono più umane, non sono più sentienti, sono burattini. Tu hai tirato semplicemente un dei fili e questi sono andati dietro a lui. Queste persone non sono più sentienti, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo liberarle da questa... Cioè, magari dagli fuoco, sappiamo che sono infiammabili, però dobbiamo trovare il modo di liberarle. Gabriel e Bastione. Essendo che... Salve, signor Scene. Essendo che comunque avete sentito l'affermazione, insomma, del vostro compagno, fatemi tipo un tiro salvezza saggezza con vantaggio questa volta. Vi ho graziati, sappiatelo. Ringraziate Mordecai.
E Bastion sta vicino a me, quindi ha l'aura di protezione. Ah, okay. Quindi ho più 4, ho fatto 20, quindi. Ma i tironi stasera, signor. Mamma mia. I big tiri posso Boom. Dire. Bene. Entrambi, quasi come una certa patina quasi gelatinosa davanti agli occhi, vi si scioglie dagli occhi, e inumiditi in nome della nuova realtà, osservate il grottesco che è questo circo davanti a voi. Questo circo decadente, queste marionette smunte e dei pinocchi fatti male, in buona sostanza, con quel che sembrerebbe un filo di metallo che li lega insieme, mentre al centro, illuminato da un piccolo faretto che illumina solo lui, re incontrastato della sala, c'è Melchior che muove queste marionette mentre vi ride con fare quasi da psicopatico. Sempre guardando verso Third, mi rivolgo a Varys e dico: che diavolo sta succedendo qui? Dobbiamo uscire, portiamo via la bambina. Vedendo appunto che il signore che stavo cercando di spegnere è diventato di colpo una marionetta, Mordecai, ma che cosa sta succedendo? Ma era una persona un attimo svegliato. Fa. Sì, esatto, quello che sto cercando di spiegarti da un po'. Non è più una persona, dobbiamo liberarli, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo uscire da questo posto, possiamo stare qua dentro. Ok, e mi giro un attimo a cercare appunto Varys e Bastion, dove si trovano, se sono a posto anche loro. In linea d'aria li vedi subito. Raggiungiamo gli altri, dobbiamo pensare a un modo per andarcene tutti quanti insieme a Maria e Terry. Sì, è l'unica cosa. Ok, quindi giungete da Bastion e Varys, giusto? Confermate? Sì. Perfetto. Bastion e Varys, Third, che è davanti a voi, continua inesorabilmente a avvicinarsi. Bastion, tu lo noti come una persona al momento quasi rotta, ok? Gli occhi sono spenti, sbianca tantissimo, e i capelli sono oramai tutti, diciamo, scomposti, no? Non più messi in ordine, quell'ordine che lui se ne vantava tanto. Bastion e Varys, mi fate un tiro su percezione tutti e due? Io guarda, diciamo... no, guarda. Lo so, bene! Mamma mia! Vorrei... chat, vi prego, un F in chat, per favore, F in chat, e tutti qua. Allora, Varys e Bastion, voi che parlate con Third, quasi impazzito, sapete che vi accorgete ora di una cosa? Maria non c'è più, e nemmeno Third se n'era accorto, infatti lavora ancora da voi, dicendovi... sì, non se n'è accorto. Raga, purtroppo ha tirato veramente uno anche lui. No, ma no, ha fatto meno di quanto dovrebbe fare. Perciò... ah, vabbè, ok. Io dico, infatti è stata, quando ho detto all'inizio inutile che lo chiedo, c'è un motivo. Ah, boh. Comunque, lui continua semplicemente verso di voi e fa: allora datemi mia figlia. Varys, non ne ho idea. Guardo il clown. La prima cosa che mi viene in mente è guardare il clown. Ottima intuizione. Noti che il clown, mentre manovra le marionette, notavi che prima le muoveva in due, in un'unica direzione, cioè nella direzione all'entrata dove c'era Bastion e Gabriel e Mordecai. Ora, mentre si avvicinano gli altri, e comunque voi siete lì, la mano è sempre davanti all'entrata, e dall'altra, quasi come, diciamo, un'orchestra, manovra alcuni fili. Vedi che dei passettini in lontananza,
Maria che sbuca quasi di profilo, che entra dietro al tendone. Bastion, credo che dobbiamo... Lascia perdere mio cugino che è impazzito. Diamo le mazzate al clown. È ora che tu... È ora che tu... come si dice? Ammorbidisci il legno su quel clown. A quel punto mi giro verso il clown e va bene. Poi vado in ira e carico. F4. Comunque, esatto. Vai in ira. Descrivi come vai in ira. Allora, prima faccio una cosa. Lancio il tronco verso il clown, perché voglio cercare, più che altro per cercare di distrarlo, poi se lo colpisco meglio. Ok. Dopodiché vedete Bastion che comincia, quasi si ingobbisce, comincia ad ansimare, comincia a gonfiarsi, quasi le scene di Dragon Ball quando ci sono le trasformazioni che si gonfiano i muscoli, praticamente prende il colore bluastro che prima ha visto Gabriel, si espande quasi per tutta la pelle, anche la faccia comincia a diventare più, come dire, più spigolosa, più larga, i denti cominciano a diventare quasi delle zanne, crescono degli artigli sulle ma adesso prego. ti terrà sulle spine per una settimana come hai fatto tu con lui. Non posso essere torturato, ma solo io, dottore, quasi completamente. Eccolo. Eccomi. Sulle gli artigli sulle mani e viene quasi completamente ricoperto di, sembrano quasi squame, scaglie di questo colore bluastro, ansimando, quasi ringhiando, e si lancia quasi andando a quattro zampe verso il clown. Perfetto. Tiri sto tronco, no? Essendo un oggetto grosso che spazia, no? Con gran forza, quasi crea un fischio, no? Tra la stanza, e lo prendi al braccio. Vedi che lui lo prendi al braccio, il braccio che stava manovrando dall'altra parte, non quello dove sta manovrando Maria, si sposta quasi all'indietro, rompendosi l'osso dall'altra parte, cioè girandosi il braccio al contrario. Ok. Ah! Ah! Fa male! E tu gli salti addosso per attaccarlo. Voi altri che fate? Ok, io scendo e vado verso Maria per prima cosa. Cerco di chiamarla, cioè faccio tipo: Maria, dove stai andando? E la seguo, immagino. Sì. Perfetto. La chiami, ma non sembra risponderti, cioè era mai sparita dietro al tendone, non la vedi. È già da un po', in realtà, cioè comunque sono passati 2 minuti. Nel frattempo, Gabriel e Mordecai, cosa fate? Io volevo vedere se il fatto di aver colpito il braccio avesse provocato anche una reazione a catena anche sulle altre persone controllate dal clown. Sì, noti per capire... che comunque si smuovono, ma non cambia molto. Cioè fanno tutto. E basta. E niente. Cerco di colpire appunto l'altro braccio, in modo che non colpisca ovviamente Bastion, con dardo di fuoco. Vai. Nel frattempo che mi tiri, Gabriel, cosa fai? Io appunto vedo Bastion in piena carica contro questo povero pagliaccio che se la passa molto male. Vedo Vars appunto che si allontana chiamando appunto Maria, vedendo appunto Mordecai e Bastion che penso che riescono a gestirsi da soli un povero clown. Inseguo, vado verso Vars appunto urlando: dove è andata Maria? Dov'è la bimba? Segui Vars, giusto? Ok.
Allora, la scena è questa. Bastion, tu intervieni addosso al clown. Sì. Gli salti proprio addosso. Per un attimo c'è una consistenza, afferri qualcosa. Ok. Però diventa come burro, ci passi... lentamente affondi le tue zampe all'interno, no? Sempre di più, quasi in maniera viscida. E questa densità lentamente diventa sempre più leggera, quasi, quasi come aria. Fin quando non arrivi a altezza spalla che ci passi completamente attraverso. Dall'altra parte. Invece tu Mordecai, immagino gli ha lanciato il dardo, lo colpisci dall'altro braccio, che si rompe dall'altra parte, gli salta quasi, rimane soltanto un piccolo pezzo all'attaccato alla spalla. Basta! Basta, signori, basta! Basta farmi ridere! Veramente siete persone molto divertenti. Lui si guarda un po' le braccia rotte. Oh, beh, questo potrebbe essere un problema. Ma col braccio rotto gli mette a posto le braccia e si riallinea la spalla, le spalle. Oh, quindi direi a questo punto che se avete sfoderato le vostre armi migliori, amici cari, a meno che non vogliate divertirvi un altro poco. Guarda in lontananza come se stesse guardando qualcuno fuori dal tendone e fa: sì, sì, a questo punto direi che ci possiamo salutare. Grazie di tutto, e quell'uomo lì oramai è inutile. Potete anche buttarlo da qualche parte. Generalmente i cimiteri hanno qualche buca libera. Signori, forza! Il circo è finito. E notate che, come nuvolette di fumo, spariscono tutte le marionette. Sparisce lentamente la sabbia per al centro. Ne troveremo una anche per te. E ho provato a lanciarmi di nuovo addosso a lui. Lui, col cappello a cilindro, si infila all'interno del cappello a cilindro e sparisce. Rimanete voi tutti su questa grande piazza da soli. Cisco fortissimo la mia indignazione perché è scappato. Stavo seguendo Maria e non la, cioè praticamente esco dal tendone e non c'è niente. Tu e Gabriel, quando girate dietro al tendone, che vedete Maria quasi in maniera sospesa lentamente a mezz'aria, come presa per esempio di quei giochi con l'artiglio, no? Che li prende e sposta lì tra linea risposta, e di che lentamente galleggia verso l'oscurità, quasi con specchio, ma non è rigido. Vedi che quando la bambina si avvicina al contatto incomincia a diventare liquido. Lentamente lei comunque sta passando, e i suoi occhi diventano bianchi, e voi riuscite a intravedere che lei lentamente scompare all'interno di questo portale oscuro. Provo a buttarmi tipo dentro lo specchio. Ti lanci dall'altra parte, però riesci a entrare, cioè non entra tutta la tua parte, la parte della testa e del busto rimane da questa parte, dalla tua parte. Il braccio è riuscito a entrare e riesci a sentire come legno per terra, però l'altezza tua, cioè immagina che tu stai così, metti la mano così, questo dall'altra parte e pian terreno, ok? E senti come una sensazione di legno, paglia, ruvido. Ah, ok, anche io mi avvicino. Si sta chiudendo.
Sì, mi avvicino verso Varys, appunto, e la afferro per sicurezza, in modo tale che nell'eventualità, appunto, cercano di risucchiare anche lei, non venga risucchiata oltre. Lo faccio alla fine di Maria. Io dico a Bastione, andiamo a dare una mano, che mai. Io mi giro e vedo che a Varys manca un braccio. Mi viene da fare è correre verso Varys per aiutarli in qualche modo. Ho quasi l'impressione che venga risucchiata, quindi provo. Sì, sta venendo risucchiata. Infatti, Gabriel, tu incominci a sentire una forte attrazione, no? Il corpo di Varys si stia spostando all'interno e incomincia a tenerlo per tirarlo con forza all'indietro. Vi ci mettete tutti, arriva anche Mordecai, Bastio, cioè comunque siete tutti lì, afferrate il, diciamo, il corpo di Varys, lo tirate verso l'esterno. Finalmente riuscite a estrarlo dall'altra parte, però tutto il braccio di Varys è completamente avvolto da questo catrame nero e nel frattempo si era chiuso il portale. Ora Varys gli manca il mignolo. È cicatrizzato, non t'ha fatto niente, non te sei manco accorto. Tutto è sparito, quasi come una sorta di sogno. L'unico che dovrebbe rimanere lì non c'è, bensì Terd. È sparito anche lui. Intanto in tutto questo c'è Bastion che sta calmando e sta piano piano uscendo dall'ira, diciamo, sta tornando, si sta sgonfiando, sta tornando umano. Sì, chi lo riesce a vedere in faccia, notate che dai lati, cioè, insomma, della mandibola sono fuoriuscite quasi come due artigli, no? E lentamente, quando si calma e rientra all'interno della pelle e ritorna al suo colorito normale. Oh, mi avvicino prima a Varys e le chiedo se sta bene, a parte il fatto che Maria è scomparsa, e poi guardo anche comunque l'affanno di Bastion e gli porgo una bottiglietta d'acqua, cioè un otre, qualcosa per farlo bere, che lo vedo proprio provato, quindi cerco di aiutarlo. Bastion sta praticamente ansimando, ti strappa quasi la... Iperventilandoti. No, proprio come se avesse corso per un'ora, ok? Ok. Ti strappa l'otre di mano e comincia a bere, e quasi sbrodolando si dice: e adesso che cosa facciamo? Dove è finita? Che cosa è successo? Cos'era quel posto? Tu hai visto qualcosa, Varys? No, non ho visto niente, però ho sentito del legno con della paglia. Però vedete che Varys si è provato, no? Perché non solo è scomparsa sua nipote, ma sta guardando fortemente le sue dita nelle mani. Quindi siete ancora lì. Il sole è in fase per tramontare. Non ci dall'altra sono... parte notate comunque la torre d'argento, dove il sole sta lentamente scomparendo dietro di essa, come se, a parte il buco che è fatto per terra, come se nulla fosse accaduto. Trovi il tronco. Il tronco c'è, recupero il tronco. L'importanza del tronco, mi sembra giusto. Mi rivolgo a Varys e dico: Perché volevano Maria? Che cosa è successo? Perché? È solo una bambina. Che cosa ha di speciale tutta questa messa in scena per lei? Vedi che Varys è un po' triste, veramente triste, provata, e ti dice: forse è meglio andare a parlarne in taverna, davanti a un piatto da mangiare. Non dovremmo cercarla? Io darei priorità a cercarla. Soprattutto, guardandomi intorno, anche Terd non c'è più. Dove sono finiti tutti quanti? Non ne ho idea, forse è stato quel maledetto Melchior, quello là. Però prima io devo andare a fare una cosa importante.
cosa devi fare adesso che una ragazzina, una bambina è scappata, cioè non si sa dov'è, cosa devi fare di più importante? Io gli faccio della mia mano che è senza mignolo. Io penso che loro se ne erano accorti che è un sigillo, perché c'è sto anello che è grosso, proprio è proprio attaccone, bello potente, no? Importante, importante, sì, sì. E fa il mio simbolo sacro, è scomparso insieme a tutta questa baracca. Ho bisogno di andare nel mio accampamento. Ok, ma prima di andare, ti ha detto qualcosa, Third? Cioè, il clown, avete sentito qualcosa? Sì, è proprio di questo che volevo parlare con voi. Però è meglio se ci mettiamo seduti a tavolo e ne parliamo tranquillamente. Non è che abbia tutto sto languorino adesso, però, cioè, non so. Cosa ne dite voi, Gabriel e Bastione? Tanto questa giornata, peggio di così, dubito che possa andare. Potrebbe piovere. Maris... Le piovere. Mamma mia. complimenti. Positivi, ragazzi, eh. Quindi, Varys, siamo ancora a soldatina te, quindi facci strada. Ti seguiremo e cercheremo di salvare tuo nipote, se sarà possibile. Non possiamo perdere troppo tempo, però. Una preda più si allontana, più è difficile da prendere e da rintracciare. Bisogna battere la pista finché è fresca. Questo insegnamento mi piace comunque. E io, nel senso, vi faccio strada e mi premuro di andare nel mio accampamento. Vado tipo a smucinare nella mia roba e probabilmente qualche... Sì. Mai sentito? No. Mai. C'è un glossario, qualcosa. Controllo nella mia roba, è una ricerca approfondita nella mia roba. Sì. E per cercare tipo di trovare qualche altra cosa, diciamo una collana, cioè sono nella ricerca di tipo di una collana, comunque un bracciale che ricordo di avere della mia divinità, perché il fatto che mi ha rubato il sigillo è molto grave. E il master me lo concede? No. Dove diventerò apostata. Boh. Sì. No, cerchi all'interno della tua roba, purtroppo non trovi un altro sigillo sacro. Ma non senti comunque la tua connessione con il dio andata per tutta, eh? Ok, ma so che c'è qualche tempio, qualche chiesa vicino qua dove posso... È un tempio proprio all'entrata, è una chiesa quasi, c'è la torre d'argento sotto, ospita quel che sembrerebbe una piccola cattedrale. Okay. Dei pass, cioè dei vari elementi fra cui pass. Ok, allora io parlo con gli altri e faccio... Sentite, la cosa che mi ha detto Terd è molto importante e mi serve discrezione. Terd ha detto che Maria non era sua figlia, la sua figlia naturale, biologica, ma la figlia di uno dei 12 martiri, in particolare dell'unico sopravvissuto. Io non ci ho capito niente. Chi sono questi 12 apostoli? Chi è? Di chi stai parlando? Martiri, che apostoli? L'apostolo di un altro. Non cerchiamo di non mischiare religioni, sempre pericolosamente vicini al ban. Sì, ok. Ma non era tuo nipote? Non l'hai vista nascere, crescere, insomma? Che rapporto c'era? Non ricordi che Terd ha detto che non ci vedevamo da un po' di tempo? Prima pensavo che comunque la bambina vivesse qui in città. Da con qualcuno. La chat da suggerimenti. Chat, per favore, non faccia spoiler. Unisci i flussi. Allora, che tu sappia, Varys, tu non l'hai vista nascere, l'hai vista da neonata. È quello che io dico, nel senso, non ero molto in comunione con questo Terd. Infatti, nel senso, quando l'ho visto la prima volta,
avete visto pure voi che Varys ci ha messo un po' per capire di cosa stavano parlando, cioè probabilmente lui avrà visto la bambina una volta nella sua vita, proprio in generale. Infatti la bambina neanche si ricordava di Varys. Eh no, era, cioè, già era piccola, già è piccola, 5-6 anni, figurati. Voi altri avete sentito parlare di questi martiri? Prima ce n'erano molti di più. Ora, per un motivo o per un altro, essendo che la scintilla divina donatagli, innestatagli quasi forzatamente da Vas, ha fatto il suo percorso dopo la sua morte. Vas oramai non c'è più, il dio di terra, detto il, oramai il dio uomo. Un po' tutti i martiri mano a mano si sono andati disperdendosi, quasi come per non voler morire davanti agli occhi del proprio dio. L'ultimo che è rimasto, che voi sapete un po' tutti, è San Frederick. Quindi appunto è risaputa questa cosa. Sì, molti lo chiamano come, o generalmente lo chiamano il sole o la corona del sole, una cosa del genere, essendo che Vas è il sole, quindi, okay, quindi lo chiamano la corona del sole, quello più vicino a Vas. E quindi il fatto che sia suo figlio, che cosa comporta, che cosa vuol dire? È comunque una bambina. Cosa vogliono fare? Perché sarebbe così speciale? Non so, forse dentro di sé detiene la scintilla di Vas. La vogliono dare a qualche demone. Non posso pensarci. Demoni? Ok. Ci sto. È venuto un certo langurino? È un po' che non mangio. E a proposito, tu, indicando Mordecai, non ti avvicinare troppo a me quando voli. Tranquillo, tranquillo. Non ho mia intenzione avvicinarmi a te. Tranquillo. Però no, no, perché sai, le ali di demone arrosto sono molto buone. Me l'hanno detto spesso, ti ringrazio, anzi, però guarda, impara dei tranquillo, fritte, esatto. Queste me le tengo ben strette, però stavo pensando, non aveva detto prima Third che un qualcuno dell'Accademia dei Maghi era venuto per osservare appunto Maria e tutto? Non sarebbe magari il caso di andare all'Accademia dei Maghi e vedere? No, ti ha detto che un mago, cioè una maga, sì, un mago è passato. Sì, ma che non, magari qualcuno non... ha delle informazioni. L'Accademia dei Maghi non sono qui in città, sono molto lontano. No, ma non hai detto... Ah, non hai detto che era in periferia? È periferia, ma guarda che è una città enorme, cioè non è che sta dietro l'angolo a mezzo di macchina, cioè, nel senso, siamo alla settimana di viaggio, cioè... E basta, no? Ok. Qualcun altro sa di questa parentela? Non lo so, non che io... Non credo che sappia qualcuno di questa parentela. Terd sembrava sconcertato persino che il clown lo sapesse. No. Va bene. Sono cose utili da sapere, ma dobbiamo trovarli. Tanto e... ci serve una pista da seguire. Esatto, non hanno lasciato tracce e sinceramente non sono così a mio agio in città, quindi non saprei dove iniziare. Hai detto che hai sentito qualcosa quando hai messo la mano dentro quel coso? Sì, era legno e paglia. Legno e paglia. Ok, abbiamo descritto praticamente una stalla qualsiasi, non è molto d'aiuto. Non c'è qualcos'altro che ti viene in mente? Hai percepito qualcosa? Magari Varys conosce qualcuno, essendo tutto per la guerra di cittadina, avrei un sacco di conoscenze in città,
che magari ha doti magiche, quelli chiedere informazioni, magari anche la più piccola cosa potrebbe tornarci utile. Ma poi scusa, se quell'anello era magico ed era tuo, non puoi tipo fare una magia per ritrovarlo? Non penso che sia così facile. Non so neanche se esiste più veramente il mio anello. In che senso? Cosa vuol dire? Beh, che è sparito così, io non ho sentito dolore. Forse c'è una magia oscura, una magia contro quella di Nizia. Quelli magici siete voi, dovete dirmele voi queste cose, però. Io non lo so. Cioè, qualche divinità che va in contrapposizione forte con la mia divinità? L'unico male è Dukkar. Dovete immaginare come 650 anni fa fosse successa un po' la guerra del Signore Oscuro, dei Signori degli Anelli, fondamentalmente. Solo che invece di essere enorme e, diciamo, l'armatura di colore nera, lui invece lo definiscono Dukkar il Bianco, che comunque irradia luce, e lui essendo che proviene dalla luna, dal lato scuro della luna. Aspetto di un elfo, dicevi? Di un elfo alto, sì. Ok. Non lo so. Dobbiamo trovare comunque una pista. Forse sarebbe meglio andare a casa di Terd, magari ha qualche carta, qualche cosa che ci rimanderà a una pista. Possiamo provare. Probabilmente avrà fatto qualche ricerca anche su quelli che stavano indagando sulla bambina, su Maria. Magari riusciamo a trovare qualcosa. Sicuramente qualcosa di sua figlia lo saprà, cioè di sua figlia attiva, però sicuramente saprà qualcosa. Quindi sì, direi che possiamo direttamente saltare l'autopasto e andare direttamente da Tord. Va bene, credo che ci dirigiamo tutti a casa di Tord. Terd. Io vi mangio vivi, si chiama Terd per l'ennesima volta. Esatto. E, ok, quindi vi dirigete a casa di Terd. Perfetto. Beh, non è molto lontano da lì, fortunatamente. Fate la strada al retroso da dove eravate arrivati, e nel mentre camminate, Gabriel, tu con la coda dell'occhio l'angolo osservi due ombre che dall'angolo del palazzo, della casa, ammantate in lunghi e logori mantelli di colore marrone scuro, vi osservano. Come si accorgono che tu giri la testa, loro tornano dietro al muro. E allora, senza farmi notare particolari movimenti, mi avvicino a Mordecai. Mordecai, mi sa, non ti girare, mi sa che ci stanno seguendo. Ok, appena mi dice non ti girare, io mi sono girato. sono troppo curioso e cerco di vedere se c'è qualcuno anch'io in quel momento in cui mi giro, e poi mi rigiro subito perché appunto magari mi sollecita di non girarmi. Vedo qualcosa o no? Vedi la strada normale con le case in pietra. Io al momento non ho visto nulla. Quando li rivedi, dammi un colpo con il gomito e vedo se anch'io noto qualcosa. Se li rivedo farò un piccolo colpo di tosse in modo tale che sia una cosa istantanea e sei già pronto. Ok, già lì. Cosa state confabulando voi due? Che succede? Io... tu fai il disinvolto. C'è probabilmente c'è qualcuno. Sì, ciao. Al barbaro del disinvolto. Hai finita di niente. Vai avanti per la tua strada. Ma probabilmente c'è qualcuno che ci sta seguendo. Non l'ho visto. Dove? Ma Gabriel dice... esatto. Non ti girare. Vai avanti. Avevo già tra l'altro il tronco in mano. Tranquillo. Non ti girare. Dalla tronca da in testa a Varys. Tipo le cose. Qualcuno ci sta seguendo. Io provo a guardarmi attorno se vedo qualcuno, ovviamente. Immagino di non vedere nessuno.
Va bene. Mi sembra una cosa strana, però mi fido. Mi rimetto ma vai, troppo vai. Dietro. Pensiamo io e Gabriele, tranquillo. Al massimo ti chiamiamo. Ma tranquillo, è stata la giornata stressante. Sicuramente adesso sogneremo persone che ci seguono. O magari clown che ridono. Non ti preoccupare. Mi preoccupo adesso. Perché dovrei sognare altri clown? Ma magari tu no. Lo volevo strozzare quello lì. Sono passato attraverso. Non mi è mai successo una roba del genere. Magari era una magia. Magari era soltanto un'illusione. Io sento il discorso, dico, boh, a me lì, un'illusione non sembrava più di tanto, perché comunque io l'ho colpito, curdi di averlo. Ma non saprei che dirvi, ragazzi, comunque andiamo, sbrighiamoci e perdiamoci in persone che ci seguono e non ci seguono. Tanto andando io continuo a darvi occhiate intorno. Infatti, boh, invece, torna a Mordecai, comunque, per favore, se... devi fare qualcosa come all'interno del circo, usare incantesimi, cerca di farmi un gesto per farmi capire che c'è qualcosa che non va, perché me la sognerò io stanotte quell'uomo. Ok, tranquillo, perché... ti metterò i sottotitoli così saprai quando lancio un incantesimo. Un po' fuori contesto i sottotitoli nel medio, non dovessi saperli. Vabbè, onestamente, sì, però sì. Però ok, ti manderò un piccione. Bastion, prossima volta che siamo in taverna, qualcosa di fortissimo. La roba più forte che avete. Oh no. Segnatelo nell'elenco delle prossime ordinazioni. Sei sicuro? Sicuro. Sicurissimo. Io non la bevo quella roba, ma se te la senti, va bene. E vado avanti. Audace, molto audace. E intanto Bastion comincia a pensare, però questo deve essere un duro. Tu l'ultima volta che hai bevuto il cicerinello di mare sei svenuto 3 volte. Aspetta, ripeti, il cicerinello di mare di Chef Tic Tac, lui è svenuto 3 volte, cioè si è ripreso, è svenuto 2 volte. Svenuto. Pensa quanto è forte sta roba. Ti ho fatto bam. Bam. Ok. Siete davanti finalmente alla casa di Terd. Porta chiusa. Cosa fate? Mi rivolgo verso Bastion. Ammorbidisci pure il tuo tronco contro questa porta. Vai, pass tu. Aspetta. Vai. Non credo che ce ne sia bisogno. È semplice... E provo a dare. Prendo la maglia, provo a tirare semplicemente una spallata. Non voglio già fare l'ariete. Mi sembra un po' esagerato. È detto da un barbaro. Cioè... mamma mia. Ok. Guarda. Ma serva, come si aspettava che aprivamo questa porta? Cioè, no. Magari non ce l'abbiamo. Chiedo me, è stupido io che ci ho arrivato. Questa cosa, che barbari di città. Cioè, mi sembra giusto che perché farsi un barbaro se non avere una priscatole umanoide, quindi... comunque... atletica. Sì, stavolta sì. Salve. Direi che è andata bene. Beh, allora, la scena è questa. Tu carichi, corri, salti questi 3 scalini che sono là davanti, arrivi davanti alla porta, ti abbassi quasi per darti una sorta di propulsione, di spinta, davanti alla porta... dai la spallata. Devo dire, hai calcolato talmente bene la forza da impiegare, sì, che la sfondi però non la pieghi, cioè nel senso è come se la sradicassi dai cardini e tu cammini avanti con sta porta appoggiata alla spalla però intatta, cioè l'hai solo smontata letteralmente. Ehi, beh, potrebbe essere utile, ho sempre voluto uno scudo. Ok, però... le build di Dark Souls si sprecano, però vabbè. Esatto. Però magari per il momento mettiamola a posto e la riaggancio nei cardini e provo a vedere se fa ancora. E agganci, funziona. Sì. Cioè, boh. Prego, come prego. Come se non la fosse. Dietro, ovviamente, si è spaccato il legno, normale.
Vabbè, sì, però funzionare funziona, quindi va bene. Grazie, Bastian, è stato un lavoro molto pulito. Beh, vedi, non mi sono sporcato. Rimane un po' interdetto Varys, oh, e poi va avanti. Ma... tu hai presente come, cioè, dove sono le varie stanze o dobbiamo scoprirle? L'altra volta credo che siamo stati nello studio di questo Terd, no? Quindi io credo che mi dirigerei allo studio per sbirciare un po' la sua roba. Sì, salite al piano superiore. C'è lo studio con il tavolo, con la scrivania, chiedo scusa, e la biblioteca laterale, grande. C'è una marea di libri e una marea di scartoffie sulla scrivania. Mi dovete dire dove volete investigare e come. Nella scrivania, in particolare controllare nei cassetti, diciamo, in qualsiasi cassetto, tirare proprio fuori la roba, perché essendo stata guardia, magari qualche volta ho investigato, so che la roba sulla scrivania non la devo neanche guardare, teoricamente, però io la guarderò, sempre. Però sono più curiosa. Ok. Se qualcuno di voi l'aiuta, a vantaggio. No, io volevo semplicemente preparare il rituale individuazione del magico. Perfetto. E io invece, che credo di essere abbastanza inutile con libri, documenti, eccetera, in realtà cerco la stanza di Maria. Ok. Io invece aiuto Varys sempre nella ricerca. Grazie. Perché lo stavo per chiedere io. Però principalmente sto cercando un diario, un taccuino come primo focus, magari qualcosa che ha preso appunti su se stesso, magari a trovare magari nelle prime pagine qualcosa inerente a Maria. Ma sempre sulla scrivania? Sì, sempre sulla scrivania, nei vari cassetti. Ok. Vi dico, chi di due vuole tirare a investigare con vantaggio? Facciamo prima. Quanto ha il nostro caro Gabriel a investigare? Ve lo faccio scegliere, sono buono. Grazie, master. One. Vai, vai tu, oh. fai tu. Pensa a te, figurati. Beh, ma va bene. Sì. Beh, dai. Ok, entrambi incominciate a scavare nella scrivania. I fogli sopra sono comunque fogli contabili, non servono a nulla, li spostate, cercate fra i vari cassetti e nulla, non riuscite a trovare tanto, affinché comunque non trovate dietro nell'incavo di una gamba della scrivania, trovate quel che sembrerebbe un piccolo cilindro, ok, non più grande di 20 cm, in legno, con davanti quel che sembrerebbe una sorta di arco, ok? Non molto grande, stiamo parlando comunque di 10 cm, piccolino, sempre in legno, sempre di forma cilindrica. Dove al dentro è bucato. È un pezzo singolo ed era, diciamo, appoggiato là dentro. Voi lo tirate fuori e, boh, a colpo d'occhio sembrerebbe tipo una chiave in legno. Piccola, cioè piccola, 20 cm non è piccola, quindi. Ah, quindi ragazzi, abbiamo trovato questo, vi faccio vedere a Mordecai. La domanda è: che cos'è e che cosa serve, essendo appunto stranamente quasi nascosto nella scrivania, e continua a guardare. Avendo visto questa specie di chiave, la, diciamo, vedo da qualche parte qualche indizio per posizionarla, non lo so. A colpo d'occhio no. Però nel caso potresti, per esempio, una cosa che non avete, diciamo, cercato nella stanza è la biblioteca. Cioè, i due lati della stanza sono, è una libreria, è una biblioteca. Quindi io, diciamo, guardo il legno di cui è fatta la chiave e guardo anche il legno della biblioteca. Potrei fare questa connessione logica? Sì, sembrano simili. Ok, allora intanto che Mordecai fa le sue cosine, io mi avvicino e investigo per la biblioteca. Mordecai, con il tiro che mi hai fatto puoi
liberamente parlare. Non troppo, però puoi parlare. Seguo, diciamo, la sua intuizione, dico, controllate via, controllate anche la scrivania. Magari c'è un incavo da inserire, guarda. Non è una brutta idea. Vedendo appunto Mario scrive verso la libreria, io continuo a guardare la scrivania se magari c'è un doppio fondo, un foro da qualche parte, magari dove inserirla per aprire magari qualche... Scrivania non ha, l'avete controllato a fondo, non ha doppi fondi. Guarda l'altra, libreria dall'altra parte, controlla se vedi qualcosa. Io comincio tipo a tirare giù tutti i libri. Ok, ok, va bene. E vado nell'altra libreria e imito Vars, appunto, spostando i libri, togliendoli. Bastion, apri la stanza. La stanza di Maria. Beh, quella che sembrerebbe una classica stanza di aristocrazia, diciamo, medio-alta, medievale, cioè comunque il legno molto tranquillo, classico, a una piazza. Delle bamboline fatte, diciamo, in pezza con dei giocattolini in legno e una piccola, piccola sedia con una piccola, un piccolo tavolo con un quaderno, sembrerebbe un piccolo libro dove ci sono vari disegni sopra. Passo, diciamo, in rassegna un po' tutto quello che vedo, il letto, appunto, tutte queste bamboline, eccetera, e poi mi concentro proprio su questo libro, questo piccolo libro che c'è. I disegni sono fatti da Maria, immagino. Sì. Ora lo sfoglio e in realtà voglio vedere, cercare di capire se anche lei ha notato questa, cioè, qualcosa nel suo comportamento e quello che ha fatto, se anche lei ha notato quest'uomo che la seguiva, che lei ha notato qualcosa di strano negli ultimi giorni o no. Nei tanti disegni che puoi notare, ora, non sei uno psicologo, certo, ok, partiamo già da questo, noti dei disegni prima con lei è terza, cioè lo riconosce, okay. Altri disegni più indietro sono lei che raccoglie dei fiori, le piccole rose, delle piccole margherite. La pagina successiva c'è sempre lei, più grande, che raccoglie le margherite, e vi è questo grosso cavaliere in armatura completa. Certo, non è definitissimo, Certo. Un'armatura nera e dai vari marchi sopra vedi delle strisce rosse, non riesci bene a definire, che comunque sembrerebbe stare lì e raccogliere i fiori insieme a lei. Pagina successiva. Dopo questo noti invece quel che sembrerebbe lei che dalla mano, cioè entrambe le mani, da un lato destro e un lato sinistro, ha due persone, due figure. Una sembrerebbe una figura minuta, non piccola, quasi femminile, con dei capelli bianchi lunghi. E l'altra invece è grossa, con dei capelli corti. È una colorazione quasi color rame. In realtà rimango piuttosto perplesso, cioè non credo di riuscire a capire molto di questi disegni, chi siano queste figure che lei ha disegnato, però, cioè, ne ha disegnate tante diverse oltre a lei e a Terd. Io mi immaginavo di vedere quasi solo lei e Terd. Comunque sembra che con queste persone lei si sentisse a suo agio dalle cose che ha disegnato. Così sembra. Io, non capendo molto di più, anche perché non penso ci siano delle scritte, prendo questo diario e
lo porto nell'altra stanza dagli altri. Mi guardo ancora intorno un attimo prima di chiudere la porta per vedere se c'è qualcos'altro che coglie la mia attenzione, e se niente mi salta all'occhio, torno dagli altri. Mordecai, tu ora riesci tranquillamente a vedere la visione del magico. In questa stanza sembrerebbe esserci nulla di magico. Posso assentarmi un secondo per vedere appunto se in giro percepisco qualcosa? Parto dal piano sopra e poi vado giù progredendo. Te lo giri tutto? Nulla. Sì. Niente. Ok. E niente, allora dico semplicemente che qua non c'è appunto nulla di rilevante, nulla di magico. E chiedo se hanno scoperto qualcosa. Siete tutti quanti comunque lì in quella stanza. Giunge Bastion e all'interno delle librerie annotate proprio quasi in bella vista c'è un libro diverso dagli altri. Classici libri medievali, quelli grossi, spessi, dalla rilegatura, sai, quasi in metallo, no? I bordi. Lo tirate fuori e al centro sembrerebbe esserci tipo una specie di volto fatto in bronzo, molto sottile sopra. E sotto di esso una sorta di buco cilindrico. Io faccio a Gabriel, forse abbiamo trovato quello che cercavamo. Gli porgo il libro per fargli inserire il cilibro. Cilindro. Provare costa nulla. Prendo il cilindro e lo inserisco. Il libro si apre e si mostra a voi con un linguaggio che voi non avete mai letto in vita vostra. Sembra quasi geroglifici. Lo passo a Bastion e gli faccio... Chi è? Tu hai mai visto un linguaggio del genere? No, non ci sono molti libri da dove vengo io. Però, glielo riporgo, ci sono dei disegni strani nel diario di Maria. E sfogliando... faccio vedere i disegni in cui lei era col tipo in armatura che raccoglieva i fiori e l'altra in cui ha le due mani con praticamente appesa ad altre due. Sì, facendo figure. Tipo l'altalena, sì, esatto. Tra due persone. Master, ma noi queste due figure le riconosciamo in armatura? Mai. L'armatura potresti, tu che vivi qui, potresti intuire che è Sir Frederick. Cioè, San Frederick, chiedo scusa. Quelle altre due figure, no. No. Conosco qualcuno in città che è molto... è così erudita da sapere che scrittura sia. Dovessi provare l'archivista. Cioè, sarebbe comunque lavorare in biblioteca. Andiamo dall'archivista. Magari lui questa lingua riesce a leggerla. Io non ne sono in grado, sinceramente. Speriamo solo che ci porti da qualche parte questo libro. Uscite dalla porta, cioè smontate la porta, uscite e rimontate la porta, uscite proseguendo, facendo un rapido calcolo, sai che la biblioteca è dall'altra parte della torre, quindi dovete passare davanti all'entrata. In teoria ti troveresti in zona comunque per andare a riprendere il tuo simbolo sacro, o almeno qualcosa di simile. Aspettatemi qui che entro tipo nella chiesa. Maria ci sta aspettando e che dobbiamo avere queste risposte il prima possibile, quindi suggerisco di andare noi tre in libreria. Va bene, allora io vi aspetterò qua davanti, appena abbiamo fatto ci ritroviamo qui. Ok. Non puoi raggiungerci dopo, appena hai finito ci raggiungi dall'archivista. Va bene, facciamo così. Io intanto mi sbrigo e entro in chiesa. Tu entri in chiesa, Varys. Entrata in chiesa, cioè che poi sarebbe l'inizio dell'entrata della Torre d'Argento,
noti comunque queste vetrate colorate, classico stile medievale, insomma, dove questa chiesa gotica in pietra solida, anche le panche sono fatte grattando la pietra, no? Sono lisce e sono tutt'uno con i pilastri. E in buona sostanza davanti a te c'è questo corridoio dove poi c'è il tavolo dove il prete fa la messa in generale, e infatti lì c'è un sacerdote che è lì che sta facendo, comunque sta confessando qualcuno. Infatti c'è una donna ammantata da un lungo mantello e logoro quasi color mogano, marrone scuro, inginocchiata, che mani concerte, si sente quasi un mormorio piuttosto. Cerco una figura tipo prete da tipo andare a assillare. No, e c'è il prete che sta parlando con questa donna. E tipo aspetto che la donna finisca di parlare. La donna più che altro, più che parlare, fa sono tipo suoni. Il prete, diciamo, lì, anche se lo vedi un po' perplesso. Va bene, figliola, può andare. E la benedizione di Vas scenda su di te. Fa un gesto sacro. La donna, alla parola di Vas, scatta in piedi, quasi infastidita. Fa... seccata e, diciamo, si gira e viene verso te, verso l'uscita sarebbe. Noti con la luce che penetra all'interno della finestra colorata, che immette quasi come una lunga, diciamo, fila, quasi come un tappeto di luce colorato, osservi, riesci finalmente a inquadrare dal tuo lato il volto di questa donna. E ha, sembrerebbe avere una sottospecie tipo di tonaca per metà, cioè una gonna lunga, ok, come una toga, una lunga toga, solo stretta al bacino, ok, da un corpetto di pelle che è un'armatura coperta di pelle nera. Capisce a lunga, sbuffo, e lunghi capelli bianchi ondulati che gli cascano laterali alla testa, cioè argente. Gli occhi sono di un colore innaturale, viola. Mi salta all'occhio perché è strana, la vedo strana. Però gli occhi viola. Non è che adesso mi ne preoccupi di tanto. Parlo con il padre. Il padre, tutto bene con questa donna? Credo di aver avuto una strana esperienza, è quel che mi sembra. Ma... cioè, mi dica, pure figliola... cosa ha bisogno? Figliolo, chiedo bene. Figliolo. Gli faccio vedere il mio mignolo e gli dico: padre, sono stata vittima di un sortileggio e mi hanno preso il mio simbolo sacro. Oh. Beh, figliola, il simbolo ti è stato donato dalla nostra regina, ma sappi che comunque ci sarà modo di recuperarlo in futuro. Bassa sa tutte le risposte. E nel mentre lo dice, tu ti giri lentamente. Voi altri, voi che siete fuori, cioè che avete accompagnato, avete lasciato la vostra, cioè il vostro compagno, notate un uomo grosso, è un umano dalla razza, ma ha una colorazione color rame, di cui il dorso dietro quasi più rossa, gli occhi rossi iniettati di sangue, ha quasi come posso dire, dei segni qui sotto al labbro, quasi ferite, e anche qua sotto.
lo osservate e vi rendete conto che qualcosa non va. Il tempo che vi allontanate, Mordecai prova a girarsi e sparisce anche lui. Mordecai sente che qualcosa non va. Com'è possibile che tutte queste persone stiano sparendo? E allunga lo sguardo sul pavimento. Sono impronte nella pietra. Le impronte di quest'uomo sono segnate nella pietra, quasi come un macigno ci stesse camminando. Dei tiri salvezza su saggezza, che io è una settimana che mi rodo perché voglio sapere a che cosa porteranno, visto che l'ho fallito malamente. Non so se gli altri giocatori vogliono. Io voglio precisare una cosa alla chat. Questo signore qui mi ha contattato la notte, voleva sapere il risultato. Ho resistito fino alla fine. Io non ho dormito quella notte. Io non ho dormito, capisci? Così. Io non ho dormito. Resistito fino alla fine e comunque lo saprai tra poco.